Benvenuti a Cucina e Benessere, oggi puntata speciale ricca di armonia e di allegria perché abbiamo con noi, in particolare vi parlo del ristorante Tiberio che è all'interno di Villa I Barronci. Ho con me oggi Filippo, il responsabile, e Diego, lo chef. Com'è questo chef, Filippo? È il numero uno che ho incontrato in 30 anni di carriera, quindi ne posso solo che parlare bene. Quindi, oltre che bello, molto bravo, professionale, con senso del bello e del gusto. Che ma non a me sembrava bruttino così a primo impatto. Allora, no, Diego ride. Allora, Diego, cosa hai portato in trasmissione come ricetta per promuovere questo ristorante che posso dire, per esperienza personale, straordinario? Ho portato i nostri gigli, salsiccia da terrino e burrata. Così, molto pragmatico, sì. Eh? Sei timido, Diego? Un po'. Un pochino sei timido, però possiamo dire anche per giustificare questa timidezza, perché insomma, quanti anni hai? 24. Ecco, potrebbe essere tuo figlio, Filippo, non il mio, ma il tuo sicuramente. Allora, andiamo a dare il via a questa ricetta nella tua realizzazione, poi andiamo a parlare anche della storia del ristorante Tiberio, oltre che di Villa I Barronci con il nostro Filippo. Ti do il via, sei pronto? Bene, bravissimo. Allora, Filippo, andiamo a parlare intanto di Villa I Barronci, che è una villa del 1200 che è stata ristrutturata in modo spettacolare e che accoglie, oltre che il ristorante, anche un resort vero e proprio con un panorama bellissimo ed è di un relax meraviglioso. Allora, ritornando al ristorante Tiberio, però, tu hai, in sostanza, sei arrivato in questo ristorante, hai stravolto quello che è il concept del ristorante. No, io sono arrivato in un posto dove per anni il servizio di ristorazione era fatto semplicemente per gli ospiti interni e clienti da fuori ne veniva di sfuggita. L'obiettivo è stato portare gente anche esterna, gente da fuori, che è un concetto molto metropolitano, andare a mangiare nei ristoranti all'interno di un albergo, però con idee, sacrifici, con la qualità della cucina, con dei cambiamenti a livello ambientale, siamo riusciti in questa impresa e ora da 6 mesi a questa parte la clientela è paritetica, cioè abbiamo metà clientela dell'albergo e metà da fuori, quindi un grande risultato. Io sono d'accordo con te, c'è proprio un'idea che è piuttosto un'idea milanese, no? La possibilità di sperimentare, anche di fare un experience food in un ristorante che appartiene ad un albergo. Invece in Toscana questa idea è ancora un po' in disuso, invece io consiglierei proprio di sperimentare. Ora, in questo caso ne vale davvero la pena. Allora, Filippo, tu hai un'esperienza importante alle spalle, poi non voglio decantare il tuo curriculum perché è straordinario, però voglio che tu possa raccontare in qualche minuto ai nostri telespettatori la storia invece di Diego. Allora, la storia di Diego nasce 6 mesi fa. Diego era responsabile in sala in un momento di cambiamenti, in un momento in cui stette male lo chef presente all'epoca, che ebbe un incidente motorino per una settimana. Sapendo che gli piaceva cucinare, ebbi l'idea di metterlo in cucina, diciamo, insieme alla brigata del vecchio chef. E il primo giorno fece un piatto di pasta e dico wow. La sera fece un secondo piatto e dissi wow. Il giorno dopo, a pranzo, rifece un piatto di pasta, me lo ricordo ancora, fece il pacchero con sugo di calamari e datterini e dissi wow. Avendo un po' di esperienza, avendo penso un buon senso del gusto, dico qua abbiamo un fenomeno in casa e non ce ne siamo mai accorti. E quindi, coadiuvato da Linda Giacchini e Filippo Mancini, che sono poi i titolari del ristorante e del resort, ho voluto fare questa scommessa. Quindi da un giorno all'altro Diego è stato eletto executive chef. Quindi all'inizio
i pareri erano un po' discordanti, non è stato facile far accettare che una persona che non avesse un minimo di esperienza dentro le cucine prendesse in mano un posto così importante, in una cucina così importante, con clientela così importante. A distanza di 6 mesi vi posso dire che da parte mia e della proprietà è stata la scelta più azzeccata da parte mia negli ultimi 25 anni che faccio questo lavoro. Quindi, e ora bene, perché Diego ha portato una ventata di freschezza, di eleganza, di competenza, di cui ne vado fiero. È il mio pupillo. Diego, lui è il mio pupillo vero. Guai a chi me lo tocca. Ti ha fatto un complimento bellissimo, sì. Diego. C'è un bel rapporto tra me e il mio direttore. Senti, da dove nasce questa tua passione per la cucina? Allora, la passione per la ristorazione c'è sempre stata. Il mio sogno fin da bambino era di avere un mio ristorante, di gestirlo e quindi da sempre. Per la cucina invece è una cosa scoperta successivamente, ho fatto la scuola ma sentivo non essere la mia vocazione. Poi quando 7 mesi fa mi sono ritrovato ai fornelli, in realtà ho scoperto che effettivamente mi piaceva. Ti ha saputo motivare. Sì. Bisogna dare spazio e anche autostima ai giovani. E Filippo in questo diciamo che ci ha visto molto bene, eh? Senti, fai sognare anche le nostre telespettatrici. Inviti una donna a cena a casa, cosa gli prepari? Cosa gli preparo? Vabbè, immaginati, ti aiuto, ti suggerisco un'idea della situazione, bella, bionda, giovanissima. Con cui sta, tra virgolette, perché lui sta con una bellissima ragazza, bene, bionda. Sì, appunto, vedi, la descrizione ti appartiene. Insomma, cosa le hai preparato all'inizio? La prima volta le ho preparato uno spaghettino vongole bottarga. Classico, sì. Filippo, non si è sbilanciato. Afrodisiaco. E poi un filetto di branzino al forno con patate e pomodorini. Però non si è risparmiato, Filippo. Lui è brillante. Lui è un big spender come me. Noi muoviamo l'economia. Ecco, non lo dire perché sennò poi cominciano ad arrivarvi chiamate da tutte le parti della Toscana. Apprezzato questa meravigliosa ragazza? Molto. Apprezzato. Cioè, almeno così dice poi. Così dice, ma sicuramente così. Cos'è che invece richiedono di più nel tuo ristorante? Il piatto che più apprezzano questo i tuoi... Questo è un piatto molto venduto, i gigli con salsiccia da terrino e burrata ed emulsione al basilico è uno dei nostri must. Altri piatti che vanno molto bene sono lo spormatino di parmigiano, lo spaghettino ai 3 pomodori ed emulsione al basilico. Insomma, ci sono diversi piatti che funzionano. Filippo, tu hai stravolto anche il menù. Io parlo sempre al plurale perché la ristorazione è un lavoro di squadra che parte dal presidente, da Filippo, dalla presidentessa. Ti salutiamo che è a casa, vero? Spero non siano a casa ma a produrre. Però, e quindi insieme a Diego si è studiato un menù che io definirei mediterraneo toscano, ecco, quindi a prezzi diciamo giusti, quindi il segreto è quello sempre nella ristorazione, avere una giusta comparazione tra ambiente, qualità, servizi, materia prima usata e prezzi, ed ora abbiamo trovato la giusta quadra, una carta dei vini dove c'è stata fatta una ricerca in oltre 40 cantine che ho girato, quindi è stata fatta una cernita di vini molto particolari, non sulla grande distribuzione, quindi si possono trovare delle etichette di piccole cantine dove ancora raccolgono l'uva a mano, in realtà gestioni familiari. Abbiamo toscanizzato il posto levando qualsiasi birra che non fosse birre del territorio, quindi abbiamo birre di birrifici piccoli di Scandicci, abbiamo vermouth che fanno a Firenze invece che il classico Martini, il classico Aperol, quindi toscanizzare il posto perché la Toscana è un brand, quindi abbiamo cavalcato questo e dato spazio ai giovani, abbiamo dimezzato l'età media del personale, io sono per spazio ai giovani, questo spazio ai è giovani. Il concetto della... fondamentale del ristorante. E vedo che comunque è un successo, no? E ora per prenotare devi chiamare abbastanza prima, quindi eccoci. È cambiato tutto. Quando siete aperti? Pranzo, cena, raccontaci un po'. Noi siamo aperti 365 giorni all'anno perché comunque essendo il resort aperto tutto l'anno bisogna garantire un servizio ai clienti, e pranzo e cena. La domenica sera
facciamo la pizza gourmet Diego. Dai, sì. Diego, anche la pizza sì, gourmet. Se sì, dovete assaggiarla perché è veramente particolare. In realtà particolare. Io l'anno scorso ho iniziato facendo la pizza, la pinza in due versioni e poi però ho scoperto la passione per la cucina e quindi sono finito a fare. Bello decia, il nipote, il figliolo che tutti vorrebbero. Il figliolo che tutti vorrebbero. Sì. O il fidanzato d'Italia lo chiamo io. Vabbè, sì, con un target diverso. Allora, ritornando a noi, quindi la domenica a pranzo. Assolutamente, è il nostro giorno migliore della settimana, la domenica a pranzo, anche perché non so se conoscete l'ambiente, si mangia esatto, dentro gli ulivi, in mezzo alla lavanda, tutto a vetrate, è un posto prettamente per la domenica. Una piscina panoramica. Bellissima, stanze accoglienti, ipercurate, questo ve lo posso garantire, anche semplicemente sorseggiare, insomma, un cocktail a bordo piscina ha già la sua poesia. E quindi vi consiglio proprio, se è possibile, un tour domenicale a Villa Barronci con un pranzo spettacolare che rimarrà sicuramente nella vostra memoria, poi vi accoglierà, vi farà da cicerone il nostro Filippo e sicuramente potrete poi andare a conoscere il nostro Diego. Certo. Sì, facciamo anche entrare nelle cucine, non c'è problema. Abbiamo splendida cucina a vista, anzi abbiamo piacere quando vengono i clienti di fargli fare un tour all'interno per vedere come lavoriamo, anche nel nostro orto botanico, perché l'80% delle verdure che usiamo vengono dal nostro orto, c'è un orto magnifico al di fuori della cucina, quindi. Cioè tu mi vuoi far immaginare che il nostro Filippo che il nostro Diego raccoglie anche i pomodorini? Ora non esagerare, c'hai i suoi adepti che raccolgono i pomodorini. Dai. Vabbè, avevamo già immaginato tutto questo, però ci fermiamo un secondo perché andiamo in pubblicità. Ed eccoci rientrati in studio oggi con Ristorante da Tiberio all'interno di Villa I Barronci, posto straordinario, e siamo nella zona di San Casciano Val di Pesa, vero Filippo? Sì, San Casciano Val di Pesa piena, via piena. Sorripa 12. Ecco, bravissimo, proprio abbiamo detto quasi tutto. Allora, ti lascio intanto continuare la realizzazione del tuo piatto, Diego. La telecamera dovrebbe venire su di me, anche se lo so che poi è un piacere, insomma, il fatto che tu ci sia. E quindi, però, andiamo dal nostro Andrea Panchetti a parlare invece di pane di schiacciata. Oggi cosa ci hai portato, Andrea? Oggi vi ho portato tre tipi di focaccia di schiacciata classica che potete trovare tutti i giorni nei nostri punti vendita. Una classica schiacciata toscana fatta con olio evo, e una focaccia con i pomodori freschi e la tipica impasto della pinza romana che negli ultimi anni, insomma, sta veramente andando per la maggiore, insomma, sulle nostre tavole. Molto richiesta, molto richiesta. Sì, la pinza romana è un momento, insomma, di assaggio particolare, insomma, che può andare in sostituzione, ecco, anche del pane. Andrea, però noi dobbiamo parlare anche di un'altra cosa, perché voi avete un calendario eventi ricchissimo, addirittura in questo momento siamo dove? Alla mostra? In questo momento c'è la mostra dell'artigianato a Firenze che rappresenta tante realtà del territorio e prossimamente il 4 e il 5 di maggio saremo presenti a una fiera, a un mercato ortofrutticolo, quindi una fiera di agricola nel comune di Castelfiorentino in provincia di Firenze, che vede praticamente la filiera del grano, del pane con tutte le sue sfaccettature unite alla lavorazione proprio della terra, quindi un corteo di trattori storici, quindi tutta la lavorazione, insomma, come veniva fatta dagli inizi del Novecento, quindi una mostra mercato che vi invito a vedere sabato e domenica 4 e 5 maggio. Ecco, la filosofia della tua azienda, no? Poi è stato per te un manifesto anche culturale, se vogliamo, è proprio il mantenere le tradizioni nell'ambito storico e quindi la partecipazione in tutti quelli che sono i contesti culturali legate all'enogastronomia toscana.
Sì, la nostra azienda nasce di famiglia, come abbiamo detto, nel 1960, quindi insieme al nostro logo c'è qualità e tradizione, che è quello che noi proviamo a rappresentare, perché il pane sulle tavole degli italiani è sempre stato un elemento fondamentale. Ovviamente abbiamo dovuto andare incontro alle nuove esigenze, alle nuove dinamiche, insomma, del cibo, della colazione, della merenda, del pranzo, e per questo abbiamo un po' cambiato quelle che sono le abitudini. Però la qualità e la tradizione del pane fatto in Toscana con farine di zona, insomma, è quella che ci rende ancora particolarmente conosciuti sul territorio. E poi ci sono proprio dei particolari pani, no? Per esempio mi viene in mente il pan di ramerino, che sono legati proprio a periodi storici dell'anno, insomma, calendarizzati, per cui appartiene per esempio il giovedì di Pasqua. Veniva utilizzato, consumato in quel giorno, fatto in quel giorno, per poi essere poi anche utilizzato e consumato nei giorni successivi. Ecco, di questa schiacciata al pomodorino fresco, cosa vogliamo dire? A cosa l'abbiniamo? Come la consumiamo? Raccontaci, dacci qualche consiglio mirato. Sì, allora, diciamo che la schiacciata oggi viene utilizzata in sostituzione del pane, quindi sulle tavole e viene utilizzata in maniera importante, quindi i 100 grammi di consumo del pane giornaliero si sono trasformati negli arco degli anni in un 20% di consumo di pane e un 80% di consumo di focaccia. Quindi una focaccia al pomodoro, alle verdure, come insomma facciamo noi, ma anche tanti altri, e può essere abbinata a una colazione, può essere abbinata a un pranzo veloce, quindi con un'insalata o un insalatone o qualcosa di fresco, una bresaola, quindi, o anche utilizzata, e questo nei nostri locali va molto, nell'aperitivo, quindi nella parte delle happy hour. Il famoso apericena, eh? Una parola che appartiene un po' agli anni 90. Sì, un aperitivo pre-cena, diciamo così, perché poi le persone devono lasciare i nostri locali e andare tranquillamente a degustarsi una buonissima cena nei ristoranti di qualità. Qualità e tradizione, non l'avevo mica letto, sai, adesso lo leggo, io ti avevo già associato questi due concetti, qualità e tradizione. Quindi riusciamo a trasmettere anche questo. Insomma, vuol dire che, vedi, il modo di esprimere che hai della tua azienda riporta proprio a questo concetto fondamentale della qualità e della tradizione. Vedi che si è creata un'empatia con la nostra... E questo dovrebbe essere fondamentale anche per trasmettere un certo messaggio anche nei confronti dei nostri clienti. Andrea, ricordaci dove sono i tuoi punti vendita. Sì, noi abbiamo il punto vendita storico a Castel Fiorentino, provincia di Firenze, e poi abbiamo due locali a Empoli, dove facciamo dalle colazioni fino all'aperitivo, quindi pranzi compresi, uno in via Chiara nel centro di Empoli e uno di poca apertura, di recente apertura, in via Russo, vicino allo stadio a Empoli. Benissimo, adesso lo sappiamo, io ti invito a rimanere con noi perché poi dopo, insomma, andiamo a degustare anche il nostro piatto. Ritorno dal mio brutto chef, va bene Diego? Va bene. Ok, no, beh, poi è carino perché le prende tutte senza, capito, senza replicare in modo assoluto. Allora, Filippo, il piatto che ti ha meravigliato dopo questi 3 giorni di test, qual è stato? Onesto. La sua carbonara. La carbonara? Sì, andiamo a Roma e diamo lezioni. Poi, ma davvero, poi Diego? Venite. Così sì. Dice. Andiamo a Roma. L'ho fatta a mio gusto. Andiamo a Roma, sì, a dare lezioni di carbonara dalla Toscana. Fin. Io vi presento, presento lo show cooking, va tu bene? Tu presenta lo show cooking, ce la giochiamo con tutti a Roma. Fa una carbonara che strepitosa. È devastante. Non so dove, come gli è venuta, dove l'ha letta, come dove venuta? L'ha scopiazzata, non lo so. Diego, dove sei però andato? Funziona. Su internet? Dove sei andato? No. Cos'è? Come l'hai scoperto? Sai cosa c'è? C'è amore. Lui mette amore nei piatti ed eleganza, perché la sua persona è elegante. È vero, è molto fine, è un ragazzo per benino. E rispecchia il sapore poi dei piatti. Poi non è spocchioso, cioè non è lo chef fenomeno, capito? Come diceva Al Pacino nell'Avvocato del Diavolo, levati la spocchia, non ti devono vedere arrivare. Lui riassume quel concetto. Tu sei un grande appassionato di cinema, si vede, si sente. Allora, ti tocca degustare anche questo piatto. Noi a che punto siamo, Diego? Mancheranno all'incirca 2 minuti di cottura e ci siamo. E allora sciogliamo questi 2 minuti di cottura e guardando la telecamera, la tua telecamera, invitando tutti i nostri telespettatori, io punterei sulle telespettatrici, e invitandole a degustare la tua cucina.
cucina, vediamo come lo fai. Vi aspettiamo da Tiberio a San Casciano per degustare i nostri piatti, è una cucina fresca, mediterranea, che rispetta le tradizioni della Toscana, ma in una chiave rimodernizzata. Come l'ha fatta Filippo? Cucina meglio. Cucina meglio. Sicuramente. Allora, rifacciamo un secondo tentativo. Filippo, guarda tu la mia telecamera, guardami la mia bella Cristina e fai un invito anche tu, che poi facciamo la comparazione. Invitami le, i telespettatori o le telespettatrici, parole dai. Tue, parole tue. Ragazzi, vi aspettiamo da Tiberio, in un ambiente nuovo, fresco, vivace, dove si mangia una cucina toscana, mediterranea, rivisitata, fatta dal nostro mitico chef Diego, serviti dal nostro personale brillante, che li vorrei nominare tutti, se mi dà la possibilità, il mio delfino Brando, l'ispanica, Annalisa, la Vagi, Vasa, tutti quelli che rendono possibile questo bellissimo progetto che sta crescendo di giorno in giorno. Quindi vi aspettiamo, facciamo anche dei pacchetti che prevedono spa col pranzo, spa con la cena, massaggi, quindi sul nostro sito troverete tutto. Va bene? Va bene, allora la comparazione la facciamo in un secondo momento, poi vi dico. Allora, a questo punto ci siamo, Diego. Ci siamo. Quindi andiamo ad impiattare, che il nostro Filippo andrà a degustare, sempre a lui capitano le cose belle. Vi ricordo che durante la trasmissione stiamo vedendo anche delle immagini legate a Villa I Barronci e sono immagini bellissime, tanto per darvi un'idea di questo posto incantevole. Quindi, cosa stiamo facendo, Diego? Stiamo concludendo il piatto, mantecandolo con un po' di pecorino di Pienza. Senti, Diego, mi ricapitoli anche mentre impiatti questo piatto, gli ingredienti? Allora, abbiamo olio extravergine d'oliva. Sì. Una salsiccia senese di prima qualità. Di prima qualità? Sì. Il pecorino di Pienza. I pomodorini datterini, sia gialli che rossi. Aglio, peperoncino e basilico. Guardate com'è il movimento della padella. E la burrata per finire il piatto. E la burrata per finire il piatto. Ci siamo? Ci siamo. Ci siamo, brevissimo. Allora, a questo punto andiamo ad impiattare. Guarda com'è preciso e ordinato. Cioè non ha neanche sporcato nulla. Ne vogliamo parlare? L'ho detto, il figliolo ideale, ragazzi. Allora. Siamo benissimo, mettiamo al centro il piatto, bellissimo, ok. Con un cucchiaio andiamo a prendere all'incirca metà burrata. Beh, immaginatevi un piatto così in quel contesto, con quell'aria meravigliosa, Filippo? La nostra emulsione. Io ce l'ho in mente. Guardate che bello, cioè... Guarda che colori. Solo questo, ragazzi, tutti i colori del Chianti in un piatto. Questa mi è venuta, mamma mia. È vero o no? Vuoi dirmi qualcosa? Non lo so io. Ma è che solo i giovani, anche gli anziani possono a volte stupirti con effetti speciali. Allora, guardate che meraviglia. Che meraviglia. Bravo anche nell'impiattare il nostro Diego. Bravo. Bravo ragazzo. Grazie. Bravo ragazzo, quindi no, aspetta a dire grazie. Adesso andiamo a degustare. Filippo, a te l'onore. La conosco abbastanza bene perché è il mio piatto preferito. Eccoci, nonché allora. Nonché il primo piatto che abbiamo è il primo piatto che abbiamo studiato insieme con Diego, quindi è il nostro primo figlio. Ecco. Che ti devo dire? 10 e mezzo. Addirittura il bacio sulla fronte, quello accademico. 10 e mezzo. E allora ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio Filippo, l'invito l'abbiamo già fatto, vi invito davvero ad andare a far visita a Villa I Barronci e soprattutto a cenare dal ristorante Tiberio, grazie al nostro Diego, che è stata veramente una meravigliosa scoperta per Filippo, ma anche una grande risorsa per tutta la Toscana, e sono sicura che questo ragazzo avrà un futuro bellissimo. Quindi ringrazio Diego. Grazie a voi. Ringrazio il nostro Filippo. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie a voi e vi do appuntamento sempre su Italia 7, ma soprattutto vado anche a ringraziare il nostro Andrea Panchetti, qualità e tradizione. Quando si tratta di pane scegliamo l'eccellenza. Quindi grazie per essere stati qui con noi, vi do appuntamento sempre lunedì alle ore 18 con Cucina e Benessere su Italia 7.